Bene. Che ci abbiamo qua davanti? Abbiamo una serie di lattine. E che ci si fa? Ci si fa il test. L'altro giorno eravamo a fare spesa e ci siamo domandati sul fatto che davvero tutte queste robe qua avessero gusti diversi e fossero semplicemente la stessa cosa. E io ti ho detto che sono in grado assolutamente di riconoscerle a occhi chiusi tutte. Secondo me no. Scopriamo. Ehi amico da casa, sei annoiato? Sei a casa sul divano? La quarantena ti sta distruggendo? Benvenuto al nostro test sulle cole. Dirai, potevo guardare Barbara D'Urso? Potevi, effettivamente. Ma invece guardi il nostro test sulle cole. Le posizioni sono due. C'è chi sostiene che siano tutte uguali, ma con involucri diversi, con packaging diversi. E c'è chi sostiene, come Simone, che i gusti siano diversi. Sono tutti assolutamente diversi e oggi scopriremo soprattutto se siamo in grado di riconoscerli alla cera. Benvenuti al nostro primo blind test. Ok, iniziamo a esaminare i candidati. Primo candidato, cola normale. Questa è quella, un must. Assaggio. Frizzante. Vabbè, questa non ha bisogno di presentazione. L'antagonista per eccellenza. Vabbè, se sono tutte uguali allora. Bah. Terzo candidato. Mole cola per sei? Un po' di patriottismo torinese. Sa di rossetta tu. Sabaudagi. Questa è quella la più rinomata. Blues. Cola di scambio. Cola zero. Vediamo se davvero salini. Uguale. Allora, questa per me è la cola standard. Qui c'è casa. Non posso. La Coca Light, quella che esiste da più tempo, il primo esperimento. Coca Light. Antagonista Light. E ora last but not the least. Patriottismo senza zucchero, perché vivo. Ok, blind okay test. Pronti. Se è un blind test dobbiamo blindarci. Blindarci. Ok. Ora proviamo a mischiarle rovesciandole. Vediamo un po'. Sai che da questo momento non possiamo più sparare cavolate, perché se taglio il video le persone pensano che sbagliamo, vero? Sì. Solo che dove saremo lentamente sul tavolo qui, in quadratura prenderà ancora tutte le lattine. Esatto. Allora vediamo, facciamo che l'ultimo arriva qua. Due. Ok, può essere sufficiente? Sì, mettiamo le nostre. Siamo più o meno vicine. Tre. 4 sono 8 5 3 4 5 6 7 8 sì, forse si è incentrato. Ok, iniziamo? Vai. Giriamo così? Sì. Bene. Non è commestibile, questa qui è molecola e anche senza zucchero. Ma cazzo è tutto? Oh. Un po' sciacquettata, sì. Forse era male quella senza te. Andiamo avanti.
Blues. Secondo me è Pepsi Light. Pepsi Light, ma non sentire lo zucchero? No. Sentiamo questa. Vabbè, questa è casa. Coca Zero. Andrebbe scassata un po'. C'hai? No. Quando vengo a normale. Coca Light. Si sente perché sa di vecchio. Sa di vecchio. Assaggi vecchi. Capito. Volevo dire sa di capo. Per me è molecola. Sì. Piacerebbe. Fate le macchine, vai. Mettiamo questa. Questa è... un solo assaggio, vero? No, non è particolare. C'è lo zucchero. Si sente? Può essere la molecola quella normale. Insomma, normale parola. Con lo zucchero. O forse Pepsi, ma è troppo tardi. Secondo me è Pepsi. Pepsi normale. Aiuto, dove sono? Ok. Ora è difficile provare. No, questa è la Pepsi. Ho detto bene prima. Pepsi. Pepsi. Aspetta, scusami. Zero, max. Ho già vinto. Ma che fa dal rumore? Molecola. Ma come? Tu batti sulla lattina. Non è che se busso mi risponde. Cioè, non ho capito. Ah, ma cerchi di scoprirlo dalla texture del... No, ma non tanto del tamagno. Questa roba a zero. Quindi si stanno colando qua. Però io ho finito tutte le zero. Coca-Cola normale, Coca-Cola normale. Perché lo zucchero era rimasto in fondo. Dov'è? Questa? Vai, sì. Andiamo a agitarla. Dobbiamo agitarla. Coca Blues. Comunque se c'è una cosa certa è che andiamo d'accordo con questi. Dovrebbe arrivare anche il rutto libero. Se no ancora quanto? No, io ne sento 5, ma non è possibile. 4, 5, 2, 4, 6, forse ancora 2. Quindi queste due che ho in mano? Mancano? Penso sì. Ok, bene, vediamo un po'. Tanto secondo me se facciamo un altro giro diciamo sempre altre robe. Mi vuoi confondere, ferma, non mi confondere. Pepsi normale. No, forse questa è la cola blu. Ok, allora che dicono i risultati? Che tu ne hai azzeccate 5 su 8 e io no, io ne ho azzeccate 3.
Come 5? Impossibile. Vabbè, cazzo, sì, impossibile. La Pepsi non la sai riconoscere. La Mole Cola non la sai riconoscere. Pepsi Max. Vabbè, comunque sembra Pepsi, Pepsi normale. Mezzo punto. Preso. Mezzo punto me lo... No. Bene, e a lavoro concluso dalla regia i risultati, stop al televoto. Il foglio, grazie. Grazie. Allora, in fin dei conti, bene, da questo, dal resoconto possiamo notare che io le papille gustative le ho un po' disattivate. Ma hai confuso quella del, si può dire, Eurospin? La Blues, sì, sì. Con quella vera. Eurospin. Cioè, in realtà no, è vero, li assomiglia. Va detto che... Oh. È una buona imitazione, invece la Pepsi è una pessima imitazione. Ma non so, perché dopo un po' avevo le papille gustative un po'... Interrotte. Interrotte. Che gomito che mi fa contatto. Mio padre è rimasto chiuso nel lato lavaggio. Quindi, conclusione. In conclusione, diciamo che al 50% sono distinguibili. Alcune sono molto riconoscibili. Sì. Tipo la Pepsi, la molecola zero è molto riconoscibile. Non si cosa la molecola zero. La molecola zero è molto riconoscibile perché è veramente non è più degna leggera. Di come nome, gusto, ragazzo. È un po' sciacquatina. No, è una bibita, con tutto l'amore del mondo, perché io sono molto patriottica. Invece la molecola normale io non la percepisco diversa. Ma soprattutto abbiamo stabilito scientificamente che la zero e la light non sono distinguibili. No, tu le distinte. Vabbè, ma... più metallica quella. Questa è più... Che differenza c'è? Quella è più... mascolina, questa è un po' più... da donne. Light. Quindi coca da uomini, coca da donne. Allora, a questo punto io vorrei che il test diventasse interattivo. Se ci avete seguito fino a qua e siete molto coraggiosi, siete sopravvissuti, vorremmo sfidare voi. Allora, prego, dalla regia. Dalla regia, sempre la stessa di prima. La coca misteriosa, misteriosamente coperta con lo scotch di carta, con il formato tradizionale della fine. Esatto, che è stata tenuta da parte perché sennò era troppo riconoscibile. Esatto. Un po' antisgamo. Non vi diciamo che cos'è, proviamo a descrivervi il gusto e vediamo un po'. Un altro falli. Ah, te la devi direttamente? Eh sì, come i camionisti. Ma qui c'è il decanter. Ma no. Ma non è cola. Cioè è tipo cola con un retrogusto ciliegia. C'è un che di ciliegia? Amarena. 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 Sì. Io aggiungerò un dettaglio. La lattina è color Livorno. Cos'è il Livorno? È tipo il Torino. Però vince di più. E poi è l'unica bevanda a base di cola medica. Prescritta dal dottore. Vediamo chi indovina. Dottoressa Zanotto. Io non me lo sarei mai aspettato che avesse questo gusto. Mi prescrive una terapia di questa roba. Allora, scriveteci nei commenti se avete capito di che cosa si tratta. E via le telefonate. Il primo che risponde in maniera corretta riceverà a casa... Le nostre lattine già aperte, già bevute da noi. Riceverà grazie. A casa un campione della cola misteriosa. Assolutamente sì. Sì, questo lo possiamo fare. Scrivete dipende dove abitate. Noi li veniamo a cercare a casa. Sì. Grazie per aver guardato questo video. E sì, secondo me è un tagliato a metà. Ci vediamo al prossimo blind test. Non ci seguiranno mai. Un pugnetto.